Il 23 luglio 1969, gli astronauti di Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins rientrano trionfalmente dalla più importante missione mai compiuta dall'uomo nella storia. Sono appena stati sulla Luna. Sono i primi esseri umani ad aver visitato un altro corpo celeste e ad averne fatto ritorno sani e salvi. Sulla nave che li raccoglie c'è ad attenderli il presidente Nixon in persona. Dopo un breve scambio davanti alle telecamere, Armstrong, Aldrin e Collins vengono messi in quarantena per alcune settimane di isolamento. Poi, il 16 di settembre, si presentano per una conferenza stampa davanti agli inviati di tutto il mondo, che li accolgono con una standing ovation. Tutti si aspettano di vedere tre eroi radianti di felicità e di entusiasmo dopo la grande missione compiuta. Invece, i loro volti appaiono tesi, scuri, quasi preoccupati. Si muovono a disagio e i momenti di imbarazzo non si contano. Quando viene chiesto agli astronauti quale sia il significato di una missione che ha portato l'uomo su un altro corpo celeste, i tre non sembrano avere un grande entusiasmo né tantomeno una gran voglia di rispondere. Many of us and many other people in many places have speculated on the meaning of this first landing on another body in space. Would each of you give us your estimate of what is the meaning of this to all of us? E quando Armstrong descrive la loro impresa come l'inizio di una nuova epoca, sembra più una persona obbligata a recitare un copione che non una persona davvero convinta di ciò che dice. L'intero programma è a beginning of a new age. Ma il momento più imbarazzante di tutti arriva quando il noto astronomo e giornalista Sir Patrick Moore chiede agli astronauti se abbiano potuto osservare le stelle dalla Luna. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? Ma nessuno di loro, sorprendentemente, ricorda di aver visto una sola stella ad occhio nudo. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. Persino Collins, che è rimasto a girare in orbita lunare mentre gli altri due scendevano sulla superficie della Luna, non ricorda di aver visto una sola stella. I don't remember seeing any. Lo stesso Patrick Moore torna a intervistare Armstrong un anno dopo e gli pone la stessa domanda. Ma nuovamente Armstrong racconta di un cielo completamente nero dal quale non si vede una sola stella. Could you tell us something about what the sky actually looks like from the moon, the sun, the earth, the stars, if any, and so on? The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun that can be seen. Ci si domanda dove siano stati davvero gli astronauti di Apollo 11, visto che i loro colleghi delle missioni Gemini, che li avevano preceduti di qualche anno, raccontano di aver passato lunghi periodi di tempo proprio ad osservare le stelle. We'd have one window with the light shining on it, and the other window facing the dark side. And you couldn't see a thing out the light side window, but out the dark side you could see all the stars. We'd spend several hours just with our faces pressed up against the window at night with all the lights turned down low and watching the stars. Un altro fatto sorprendente è che i tre astronauti di Apollo 11, invece di perseguire una carriera di successo ai vertici della NASA dopo la loro missione trionfale, abbiano improvvisamente deciso di abbandonare l'agenzia spaziale. A poco più di un anno dalla loro missione, con il programma Apollo ancora pienamente in corso, tutti e tre gli astronauti si licenziano dalla NASA. Armstrong scompare letteralmente di scena, va a vivere in campagna, decide di non concedere più interviste, diventa schivo e inavvicinabile. E quando la NASA festeggia il completamento del programma Apollo, che nell'arco di tre anni ha portato 12 uomini sulla Luna, Neil Armstrong, il più importante di tutti, si rifiuta di partecipare alla cerimonia. A sua volta, Buzz Aldrin cade in un profondo periodo di depressione che lo porta, come racconta lui stesso, all'abuso di droghe e di alcol. I thrived on addictive substances, alcoholism, and clearly that began to predominate in my unstructured life. Nel 1973 compare in una foto su Paris Match decisamente cambiato nell'aspetto. Alla rivista francese Aldrin dichiara: ci considerano degli eroi, ma la Luna ci ha distrutto.
In un'intervista del 1994 viene chiesto ad Aldrin di dare un consiglio ai giovani che vogliono diventare astronauti come lui. Ma lui, invece di incoraggiarli e di trasmettergli entusiasmo, li mette in guardia da possibili delusioni. Space and its frontiers certainly are new and challenging, and because they're new and challenging, they're also uncertain, and I think anyone aspiring that as a career field has to be equipped with a lot of patience and the ability to cope with things not turning out exactly the way they may perceive that they would ahead of time. Perché mai un uomo che ha portato a termine con successo la più importante missione della storia umana dovrebbe mettere in guardia i giovani da delusioni e fallimenti? Ladies and gentlemen, Neil Armstrong. Nel frattempo Neil Armstrong inizia a ricomparire in pubblico, ma non è certo per tessere le lodi della NASA. In una cerimonia alla presenza di Bill Clinton nel 94, Armstrong pronuncia una frase ambigua e misteriosa. Mentre parla ad un gruppo di studenti, allude a certi veli che proteggono la verità e che i giovani dovrebbero rimuovere per andare avanti. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. In seguito, Neil Armstrong torna nuovamente a far parlare di sé quando si rifiuta di partecipare alle celebrazioni per il quarantennale delle missioni Apollo. Nel 2004 il regista Bart Sibrel gira il documentario intitolato Astronauts Gone Wild, nel quale intervista i vari astronauti delle missioni Apollo e chiede loro di giurare sulla Bibbia che sono stati davvero sulla Luna. Ma Neil Armstrong, uomo di profonda fede cristiana, si rifiuta di farlo. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen, Mr. Sibrel. Yes. If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the... Persino quando Sibrel gli offre $5,000 da donare in beneficenza, Armstrong si rifiuta di giurare. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you'd swear on the Bible that you walked on the moon. Please, I have a tape. It'd be fine. Why don't you swear to... Why not? Why won't you do it? Anche Aldrin, cristiano credente, si rifiuta di giurare. Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Please. Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Like, why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Sibrel continua ad insistere finché non rimedia un cazzotto da Aldrin. Ma alla fine Buzz Aldrin, esattamente come aveva fatto Armstrong, si è rifiutato di giurare. Anche Michael Collins, il terzo astronauta di Apollo 11, si rifiuta di giurare ed anzi scappa da Sibrel come se avesse visto il diavolo in persona. Well, asking you to swear on the Bible that you orbited the moon. Would you please go away? Well, if you really orbited the moon, why won't you swear in the Bible that you did so? Would you please go away? I just don't understand why if you orbited the moon you wouldn't have a problem about swearing the Bible on it. Are you afraid for the truth to come out? Certamente Sibrel non è un personaggio che si propone in maniera amichevole. Se però uno è davvero stato sulla Luna, perché non giurare in ogni caso? Sarebbe bastato allungare una mano sulla Bibbia per levarsi di torno lo scocciatore una volta per tutte. Inoltre, Armstrong avrebbe anche potuto donare $5,000 in beneficenza con quel gesto. Invece, nessuno dei tre astronauti l'ha voluto fare. Perché?